camminare e salute, questo è lo slogan dell'Obesity Day 2016. Qual è lo spirito di questa campagna? Lo spirito di questa campagna è un po' lo spirito che ha animato tutte le altre campagne, ossia quello di portare l'attenzione sull'obesità come patologia e sui modi per correggere questo che è purtroppo un brutto andamento della nostra popolazione, che continua a essere obesa in percentuali molto alte. Camminare è salute perché camminare è il fattore che influenza meglio di tutti gli altri la nostra espressione genica, ossia a parità di DNA in realtà possiamo stare più o meno bene a seconda se abbiamo uno stile di vita attivo o no. Lo stile di vita attivo ci aiuta a vivere di più, a vivere meglio e soprattutto ad allungare il periodo libero da malattie. Scientificamente si dice che è un fattore epigenetico positivo e quindi noi abbiamo voluto mettere in pratica quello che è un dettame sicuro della scienza. Quindi camminare è salute, invitare tutti a camminare, e all'interno di questo slogan ci sono anche delle iniziative che abbiamo fatto in alcune città per insegnare ai cittadini proprio a riappropriarsi delle proprie gambe e a camminare, quindi fare una vita che in un qualche modo diventa più sostenibile di quella che stiamo facendo oggi. C'è un'iniziativa in particolare che si chiama Beat Street, ce ne vuole parlare? Beat Street è un'iniziativa che coinvolge la mia città, Terni, che è gestita integralmente dalla Fondazione ADI come Obesity Day e da un'agenzia londinese che è Intelligent Health, che stimola la città a dividersi in squadre e a raggiungere un obiettivo. In 6 settimane dovremo riuscire a percorrere almeno 400.000 chilometri. Per fare questo e per essere certi che venga fatto, ogni cittadino che ha aderito è fornito di una tesserina. Ci sono dei punti di rilevamento all'interno della città, all'interno dei quartieri, quelli diciamo più frequentati da chi cammina, e è sufficiente passare questa tesserina di fronte a questa box, ci sono delle beat boxes, per cui parte un impulso che dà il segnale. La prima volta che io striscio la tesserina parte l'impulso, è tempo zero. Se dopo almeno 2 minuti e prima di un'ora io vado a cercare un'altra tesserina, vuol dire che ho camminato e questa macchinetta mi controlla quanto tempo ci ho messo e soprattutto quanti chilometri ho fatto. C'è un punteggio che viene poi elaborato e c'è un sito che è beatthestreet.me/Terni, in cui c'è proprio la classifica, quindi uno in tempo reale può sapere la sua squadra come è piazzata. Quindi ognuno ha delle persone coinvolte, ha cercato di costruire delle squadre. L'anno scorso abbiamo coinvolto 14.000 persone, quest'anno speriamo di coinvolgere 20.000 persone. E l'obiettivo dell'anno precedente erano 360.000 chilometri. Il percorso tra Terni e la Luna presto a poco l'abbiamo raggiunto, quest'anno cerchiamo di fare il percorso inverso e di superare 400.000 chilometri. Diciamo, è un obiettivo realistico e che speriamo di raggiungere, e in queste 6 settimane però alcuni di noi vanno nelle scuole, quindi c'è un'opera di sensibilizzazione in tutti i plessi scolastici del comprensorio ternano, e questo ha portato a costruire delle squadre proprio di plesso, chiamiamole così, che utilizzano anche l'orario di educazione fisica per svolgere veramente un'attività all'interno della città e non rimanere confinati in una palestra o in un luogo chiuso che magari non è nemmeno tanto accogliente. Educare i più piccoli è fondamentale, perché l'obesità non colpisce soltanto gli adulti ma anche i bambini, anzi in Italia i numeri sono preoccupanti al riguardo. Quali sono le conseguenze per un bambino obeso? Le conseguenze per un bambino obeso sono molteplici. Il bambino obeso può essere già può vivere male la sua situazione perché viene discriminato. Al di là di quello che un bambino obeso spesso diventa un adulto obeso, e quindi come adulto obeso, spesso e volentieri un adulto obeso con delle complicanze metaboliche. Ma il bambino obeso ha delle difficoltà reali oggi nell'inserimento, perché noi per tanti anni, per tanto tempo abbiamo parlato di corretta alimentazione, di stili di vita, ma abbiamo parlato soprattutto di forma fisica. Abbiamo delle immagini
e un'idea del fisico che è un pochettino lontano nella realtà. Oggi abbiamo due fenomeni, quello dell'obesità e quello dell'ortoressia, nel senso che le persone stanno troppo attente al mangiare, quelle che non ci stanno attente e quelle che stanno troppo attente, che sono due facce della stessa medaglia. Il bambino obeso risulta discriminato spesso e quindi può reagire in malo modo, magari chiudendosi in se stesso e aumentando il consumo del cibo, quindi sviluppando proprio una patologia, oppure può cadere in questa seconda parte, nel senso che sono obeso, magari sono solo leggermente in sovrappeso, però mi prendono in giro, allora comincio a dare un'attenzione, un'importanza al cibo, alla forma fisica superiore rispetto a quello che realmente è, per cui entro nel gruppo dell'ortoressia o della bigoressia, che è un disturbo del comportamento alimentare importante. Quindi dobbiamo stare molto attenti a evitare che i nostri bambini diventino obesi, ma soprattutto a capire perché hanno questo peso e a porre in atto dei rimedi che non discriminino il singolo bambino, perché altrimenti rischiamo che sì, correggiamo l'obesità e magari nelle statistiche andiamo meglio, però creiamo poi un malato potenziale ancora peggio dell'obesità. Quindi dobbiamo, ecco perché è una fase molto delicata e su cui i pediatri, gli operatori, i nutrizionisti, i dietologi, i dietisti devono stare molto attenti, perché i bambini sono delle spugne che assorbono tutto, assorbono le cose belle ma anche le cose brutte, e quindi dobbiamo in un qualche modo proteggerli.